Benvenuti a questo incontro che segna insomma la conclusione di una serie di incontri organizzati dall'Italian Academy of the Internet Code per approfondire temi che riguardano la digital era, le piattaforme digitali, l'intelligenza artificiale e i social network, di cui in particolare parleremo oggi. Il titolo, come sapete, di questo incontro, di questo talk è Democrazia e potere dei social network, la privatizzazione della censura online. Ecco, prima di iniziare la chiacchierata con il professor Alberto Gambino e Giovanni Minoli, che non hanno bisogno di presentazione, comunque dopo l'accenneremo, lascio la parola al professor Pasquale Stanzioni, che è il presidente, come voi sapete, dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. Beh, la ringrazio, sono ben lieto di partecipare a questo incontro così interessante, come si preannuncia dal titolo, e certamente dalla partecipazione del amico collega Alberto Gambino e del dottor Giovanni Minoli. Bene. Vedete, già nel 1997, con la sentenza Rino versus Eclue, la Corte Suprema americana, nel definire Internet mezzo unico e completamente nuovo di comunicazione umana in tutto il mondo, luogo elettivo allora di esercizio del free speech, coglieva quella che avrebbe rappresentato sempre la prima promessa della rete, cioè il potenzialmente illimitato pluralismo, la democratizzazione del sapere e dell'informazione. Del resto, nulla come la rete ha liberalizzato l'accesso alle fonti informative e al contempo ha consentito a ciascuno di esercitare nel proprio, come chiamarlo, speaker's corner, la libertà di manifestazione del pensiero, pietra angolare della democrazia, come ebbe a sostenere la Consulta italiana fin dal 1965. Bene, negli anni a venire, e in quest'ultimo con la remotizzazione di quasi tutto per via della pandemia, la rete sarebbe senz'altro divenuta anche canale di accesso a prestazioni le più varie e quindi presupposto di esercizio dei diritti fondamentali. Dall'istruzione alla salute, dal lavoro all'accesso alla giustizia. E proprio l'accesso alla rete è divenuto dunque un presupposto necessario di effettività dei diritti fondamentali e perciò esso stesso, almeno si sostiene, diritto fondamentale. Si spiega così, a me pare, il dibattito non solo italiano sulla costituzionalizzazione di tale diritto, che ha ricevuto anche riconoscimento giurisprudenziale. E infatti particolarmente significativo in tal senso è la sentenza della CEDU Jankovskis versus Lituania del 2017, che ha ricondotto all'articolo 10 della Convenzione l'accesso al web per fini educativi, persino da parte dei detenuti, benché concepito in funzione strumentale ad altri diritti fondamentali. Di qui l'esigenza sempre più forte di superare il digital divide, che rappresenta oggi una delle diseguaglianze più inaccettabili e che riproduce e amplifica la vulnerabilità, o meglio, al plurale, le vulnerabilità più tradizionali. E se il divario digitale costituisce uno dei limiti più rilevanti sotto il profilo egalitario e inclusivistico del processo di digitalizzazione della vita privata e pubblica, esso tuttavia è caratterizzato oggi da alcune distorsioni che alterano profondamente la natura della rete, rischiando di tradirne la promessa originaria da cui siamo partiti di democraticità e di pluralismo, in primo luogo, è ovvio, informativo. Il combinato disposto del micro-targeting informativo, quale metodo di selezione delle notizie da proporre all'utente,
e della diffusione in rete di contenuti falsi, oltre che illeciti, spacciati per di più per verità alternative, rischia infatti di rendere quella che è nata come la più grande aperta agorà della storia una somma di enclave, zone ad accesso limitato, direbbe Bauman. Bene, per eterogenesi dei fini, una società, quella digitale, che ha visto cadere i confini di stati e di sistemi ordinamentali grazie alla connessione globale, all'accesso a ogni sorgente informativa ovunque presente, rischia però di indurre una sorta di riflesso autistico, per dir così, nelle relazioni intersoggettive, tale da evitare il confronto con l'altro da sé, di annullare, insomma, il Mitdasein di Martin Heidegger. La sinergia tra gerarchie algoritmiche e profilazione determina, infatti, una artificiosa restrizione delle fonti informative a quelle per contenuti più simili al profilo soggettivo che arbitrariamente l'algoritmo ci abbia attribuito. Di qui l'infinitesimale 0,03% di tutti i contenuti potenzialmente disponibili, secondo cui, ce lo ricorda Dominique Cardon, il 95% degli utenti si concentra con una sorta di retrospezione cognitiva che alimenta l'intolleranza e il pensiero unico, la bubble democracy, perché abituato a confrontarsi soltanto con opinioni autoconfermative o con contenuti simili a quelli cui si è adusi. E allora la definizione di Daily Me, coniata da Cass Sunstein per questa degenerazione autoreferenziale della rete, ben descrive come il reale venga modellato e presentato da parte dell'algoritmo secondo la categoria, ecco, di consumatore, di utente, di elettore, cui esso ritenga di ascrivere il soggetto, con effetti inevitabilmente distorsivi sul pluralismo informativo e sulla stessa autodeterminazione individuale. Questa sorta, come l'ho chiamata, di autismo informativo che frantuma l'informazione in miriadi di cascate informative autoreferenziali e personalizzate su base algoritmica, determina essenzialmente due implicazioni di rilievo. La prima, sul piano sociopolitico, attiene alla polarizzazione estremistica, fin quasi una balcanizzazione, per dir così, delle posizioni espresse e formate in rete, con il rifiuto della complessità di quello che Daniel Kahneman definisce pensiero lento, mediato dunque dalla razionalità in favore di uno spontaneismo troppo spesso aggressivo e ostile alle differenze. Di qui anche populismi, hate speech e una generale mutazione della politica da centripeta in centrifuga, con la tendenza diffusa alla costruzione di identità in chiave positiva e polemica. Quindi la prima considerazione. La seconda implicazione rilevante della rete concerne il modo in cui si forma l'opinione pubblica, in particolare politica. Per effetto della bolla di filtri e del micro-targeting, la stessa ricerca di informazioni, di notizie, di tutto ciò che forma l'opinione politica di ciascuno rischia di essere tutt'altro che neutra rispetto alle proprie pre-comprensioni. Diremmo Vorverstellungen alla Josef Esser per i giuristi. Troppo spesso risulta infatti meramente confermativa delle proprie convinzioni di base, azzerando il senso critico e il pluralismo necessario a scelte politiche consapevoli tanto quanto libere,
creando altresì quelle che una volta, con l'impostazione di Witolter, si chiamavano le formule magiche. E allora l'informazione rischia così di degenerare in autocomunicazione di massa, Emmanuel Castells che ce lo dice, e il nudging politico, reso possibile dalla propaganda ritagliata sul profilo di elettore attribuita all'utente dall'algoritmo, ricordiamoci del caso Cambridge Analytica, rischia di destrutturare dall'interno le dinamiche democratiche. L'invio di contenuti specificamente ritagliati sulla base del pedinamento digitale dell'utente può infatti avere una valenza manipolativa anche del consenso elettorale, non paragonabile ad alcun monopolio dell'informazione, perché appunto capace di adattarsi così perfettamente al pensiero del bersaglio da anticiparne il giudizio e limitarne fortemente l'autodeterminazione. Sicché ora, con proiezione nel futuro, incominciamo a discorrere di neurodiritti, come abbiamo fatto nella giornata europea della privacy il 28 gennaio scorso. La rilevanza del fenomeno è tale che il regolamento UE del 2014, 1141, sanziona espressamente l'uso illecito di dati personali per condizionare i risultati elettorali. Spesso, come pare accaduto al tempo della elezione di Trump, persino da potenze straniere. Per altro verso, la abitudine alle sedicenti, tra virgolette, post-verità, riduce la notizia a narrazione, sostituendo nella parresia della rete i criteri di attendibilità e di esattezza con quelli di mera credibilità e di efficacia narrativa, con effetti dirimenti, oltre ogni possibile relativismo, sulla formazione dell'opinione pubblica. La diffusione così rilevante di false notizie è del resto alimentata dalla moltiplicazione esponenziale delle fonti di informazione, non più limitate al giornalismo professionale con il suo sistema, persino verticistico, certo, ma di responsabilità, di controlli, invece comprensive, queste moltiplicazioni, di una molteplicità di siti o blog dalla natura più incerta e sottratti, salvo il caso di testate telematiche in senso stretto, alle responsabilità previste in ambito editoriale. Bene, questa rivoluzione dell'informazione non è neutra dal punto di vista della allocazione del potere. Se si erode quella rappresentativa, la democrazia immediata ha infatti sostituito ai tradizionali corpi intermedi poteri privati, capaci di definire con le condizioni generali di contratto il perimetro di libertà e di diritti fondamentali, subordinando il tutto alla lex mercatoria. Come ben rileva una studiosa, Michela Manetti, allorché le piattaforme non hanno più potuto negare l'evidente selezione da loro operata dei contenuti, ne hanno sostenuta la assoluta neutralità, quali, ecco, attività rimesse integralmente a scelte algoritmiche, ecco l'alibi. E quando si è opposto che gli algoritmi sono pur sempre frutto di scelte lato sensu politiche effettuate in fase di scrittura dell'algoritmo, quelle stesse piattaforme, così legate alla propria neutralità, normativamente sancita, hanno invocato le garanzie accordate in favore del free speech alle attività editoriali. Ecco che già nel 2016 Zuckerberg ha definito Facebook e Media Company, con sviluppi successivi che due casi recenti tra nuovo e vecchio continente ben illustrano, dimostrando l'incidenza delle piattaforme sulle dinamiche informative e sulle politiche attuali.
Emblematica, vedete, in questo senso, a me pare, la sospensione degli account Facebook e Twitter di Donald Trump. Essa ha rappresentato plasticamente all'opinione pubblica mondiale come le scelte di un soggetto privato, quale il gestore di uno o di altro social network, possano decidere le sorti del dibattito pubblico, limitando a propria discrezione il perimetro concesso alle esternazioni persino dell'allora Presidente degli Stati Uniti. E allora la decisione dei gestori stupisce tanto più perché si inserisce in un contesto, quello statunitense, che in linea generale ha sempre sostenuto che le idee storte, tra virgolette, si raddrizzano con le idee rette e non con la censura. È la Supreme Court, United States versus Alvarez del 2012. Solo nei casi marginali di clear and present danger, la Corte Suprema statunitense ha infatti ammesso delle limitazioni al famoso primo emendamento, procedendo in tal senso di recente solo rispetto alla propaganda apologetica del terrorismo internazionale. Allora, la dottrina anche originalista del free marketplace of ideas, che caratterizza la libertà di manifestazione del pensiero, è infatti così radicata nella cultura e nel pensiero giuridico americani da relegare ad eccezioni rarissime le ipotesi di sindacato sui contenuti illeciti, ad esempio perché clearly unlawful speech. E allora il private enforcement di Twitter sembra dunque aver superato persino quei limiti posti, pur su altri piani, dalle fattispecie di illiceità presenti nel Communication Decency Act, ritenute incostituzionali dalla Corte Suprema con la sentenza Rino che vi ho citato all'inizio. Ecco dunque che un soggetto come Facebook o Twitter, per espresso disposto normativo irresponsabile dei contenuti trasmessi, ha esercitato un potere interdittivo senza precedenti sul dibattito politico, privando il supremo vertice istituzionale dei principali canali di espressione mediatica. Ed è singolare che ciò accade nel paese che, in nome della rete, quale marketplace of ideas, ha fondato una lettura deregolatoria del primo emendamento. Certo, in proporzioni minori, torniamo nel nostro paese, ma con echi giudiziali persino più interessanti, si rivela poi la vicenda relativa all'oscuramento, e l'ho ricordata, da parte della stessa Facebook, del profilo di Casa Pound per diffusione di contenuti ritenuti contrari alla policy del gestore. Ebbene, nel ritenere tale recesso illegittimo, il Tribunale di Roma ha sottolineato come, benché il contratto di fornitura del servizio di social network sia un ordinario, benché atipico contratto di diritto privato, esso soggiaccia a una peculiare forma di eteroregolamentazione dovuta alla sua incidenza sulla libertà di espressione, sui diritti di partecipazione politica dei singoli, tanto più se esercitati questi diritti in forma associativa. Di qui la necessità di una interpretazione dei presupposti per il recesso conforme alle garanzie costituzionali che bilanci il potere di esclusione dalla comunità virtuale di quanti realizzino condotte contrarie alla sua policy. È bilanciato con che? Con la contrapposta esigenza di non rimettere al gestore valutazioni quali il carattere discriminatorio, istigativo o apologetico dei contenuti, oltremodo complesso. Pensate soltanto al dibattito su reati di opinione, sul Klimaschutzdelikten. La piattaforma, lo sottolinea il Tribunale citato di Roma, ben può recedere dal contratto di fornitura del servizio a fronte di segnalate palesi violazioni della policy interna che al contempo manifestamente integrino estremi di reato. Ma
tale potere espulsivo non può giungere sino al punto da conferire al gestore il ruolo di arbitro, è un privato, attenzione, di arbitro di che? Del confine tra libertà di espressione e condotte istigative o apologetiche, su cui soltanto il giudice può pronunciarsi. E allora l'ordinanza esclude in particolare la possibilità di riconoscere ad un soggetto privato, quale Facebook Ireland, sulla base di disposizioni negoziali e quindi in virtù della disparità di forza contrattuali, poteri sostanzialmente incidenti sulla libertà di manifestazione del pensiero e di associazioni, tali da eccedere i limiti che lo stesso legislatore si è dato nella norma penale. E allora il tribunale rivendica a questo punto il controllo statuale sull'esercizio privatistico di poteri incidenti sui diritti fondamentali, rilevando come, sono parole del giudice, la qualificazione del rapporto in termini contrattuali e l'assenza di disposizioni normative speciali non implicano che la sua disciplina sia rimessa senza limiti alla contrattazione tra le parti e dal rapporto di forza che fra le stesse si instaura, né che l'esercizio dei poteri contrattuali sia insindacabile. Fin qui il giudice. E allora la complessità della questione, tutta giocata sulla distinzione implicita ma sottile tra hate crimes ed hate speech, è tale che una fattispecie molto simile è stata invece risolta dallo stesso Tribunale di Roma in senso opposto rispetto a quanto detto poc'anzi a Forza Nuova. Non si tratta, guardate, certamente di soluzioni agevoli, perché se da un lato è necessario impedire che i social divengano la cassa di risonanza di hate speech, di diffamazioni, di falsità, pretendendone collaborazione nel contrasto degli illeciti, dall'altro mi pare che vada anche evitato di onerare soggetti privati della valutazione, che è complessa persino per il giudice, di liceità dei contenuti diffusi, secondo policies interne che bilancino discrezionalmente diritti e libertà. Innovazioni di sistema, e mi avvio a concludere, benché certo non rivoluzionarie, potrebbero derivare dal Digital Service Act presentato dalla Commissione europea al Parlamento, che introduce alcuni obblighi, soprattutto di carattere proattivo, in capo alle piattaforme online, diversamente modulati sulla base del numero di utenti attivi, nel segno di una loro responsabilizzazione di tipo preventivo. Così ribadendo e anzi rafforzando con una nuova Good Samaritan Clause la esenzione di responsabilità secondaria dei gestori rispetto agli illeciti commessi dagli utenti sulle proprie piattaforme e il doveroso divieto di monitoraggio generale preventivo sui contenuti, e allora il Digital Service compensa tuttavia questo safe harbor con degli obblighi di regolamentazione tali da minimizzare il rischio di violazioni o da contenerne comunque gli effetti pregiudizievoli. A tal fine si impone la istituzione, diversamente modulata in ragione della rilevanza della piattaforma, è ovvio, di procedure interne di decisione delle istanze di rimozione di contenuti illeciti o comunque contrari alle policies aziendali, con obblighi di motivazione e di reclamabilità delle scelte adottate. Dunque, con la devoluzione altresì delle controversie ad organi di ADR dotati di requisiti adeguati di indipendenza. Insomma, il Digital Service Act delinea un equilibrio delicatissimo tra il mantenimento dell'opzione di fondo della direttiva 31 del 2000, ovvero responsabilità solo condizionata del gestore, con il correlativo divieto di monitoraggio generale dei contenuti
e l'introduzione di una serie di obblighi procedurali e sostanziali espressivi tanto del principio di accountability quanto del canone di responsibility. La cifra di questa novella legislativa risiede dunque nel passaggio dalla sola responsabilità alla responsabilizzazione, che potrebbe avere effetti determinanti anche sul terreno della disinformazione, grazie a stringenti obblighi di trasparenza sulla online advertisement. La disinformazione e i conseguenti effetti manipolativi sono del resto specifici pericoli sistemici di cui il Digital Service Act impone la valutazione nell'ambito di un'analisi del rischio connesso all'attività svolta e delle conseguenti garanzie da adottare. Insomma, il percorso di, tra virgolette, privatizzazione della censura non è certo invertito nel Digital Service, che rafforza anzi gli obblighi di rimozione, rendendo tuttavia maggiormente trasparente e quindi sindacabile l'esercizio del potere interdittivo nei confronti di contenuti e di profili. Certo, non si tratterà della risoluzione di tutte le distorsioni della rete, ma di un intervento combinato peraltro con i forti limiti sulla profilazione, altro profilo interessante, imposti questi dal Digital Markets Act, capace di rendere ancora una volta l'Europa protagonista di un governo sostenibile e antropocentrico dell'innovazione, come viene rivendicato dalla stessa Presidente von der Leyen, non vi è sfuggito, nella recente lettera all'editore Springer. Sono infatti queste riforme graduali, però lungimiranti, a poter restituire uno spirito autenticamente democratico a una innovazione che rischia di risultare altrimenti distopica, anche contro quei rischi di locknerizzazione, se può passare il termine, del free speech, cui allude con timore per una deriva plutocratica della rete anche Frederick Schauer. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Presidente. Ecco, adesso il Presidente dell'autorità ha già dato molti spunti. Adesso iniziamo questo talk con Alberto Gambino, che sapete è il Presidente dell'Italian Academy, e Giovanni Minori, che adesso farà un'introduzione, autore. Io ringrazio il Presidente dell'autorità, che ha fatto un quadro abbastanza esaustivo del dove inserire la problematica. Io sono abbastanza ottimista, perché penso che siamo all'inizio di un'era, e quindi essendo all'inizio di un'era i problemi si pongono in modo drammatico. Ricordo, per essere ottimista, ricordo quando nacquero le radio private, le televisioni private, che si gridò alla libertà assoluta, finalmente era arrivata la libertà di parola per tutti, tutti potevano dire tutto e potevano esprimersi. Poi la libertà e le televisioni libere sono diventate, da televisioni libere sono diventate televisioni private, da televisioni private sono diventate le televisioni di Berlusconi. Cioè i processi di accentramento poi dell'informazione hanno portato a spostare, come dire, l'asse della riflessione sulle televisioni libere. Questo è un processo che riguarda anche Internet e le sue evoluzioni, ma per capire come gli orizzonti di valutazione possono cambiare, io parto raccontando un aneddoto che non è un aneddoto, ma è un fatto realmente accaduto al senatore Giovanni Agnelli, il fondatore della Fiat, quando un giorno a chi gli proponeva di investire nella telefonia lui disse no grazie, perché la telefonia non avrà futuro, e quindi non investì nella telefonia.
Questo vi dice la prospettiva nella quale si metteva e quindi come i processi all'inizio sembrano delle cose che poi si verificano essere completamente diverse. Ed è esattamente quello che è capitato agli editori di carta stampata, che quando sono nate le piattaforme di internet non le hanno capite, assolutamente non le hanno capite, perché le hanno considerate esclusivamente delle piattaforme di distribuzione dei loro contenuti, e in questo senso hanno pensato di potersene servire senza rendersi assolutamente conto, mancanza di prospettiva, senza rendersi assolutamente conto che le piattaforme gli avrebbero rubato per sempre il mestiere, diventando progressivamente loro stessi editori. Ma editori globali senza regole, senza leggi, che definissero i limiti e i doveri di chi fa un servizio pubblico. Adesso si comincia, in Europa abbiamo sentito, a riflettere in termini legislativi su questo tema. Sono diventati nel frattempo ricchissimi senza pagare tasse, accumulando fortune nei paradisi fiscali di tutto il mondo. E a proposito della scelta di contenuti, per capirli può valere il criterio usato proprio poche settimane fa nella censura che Twitter ha fatto sui tweet di Donald Trump, quasi come se fosse una prova per dimostrare che se ne poteva censurare uno per censurarli tutti, cioè l'affermazione di potere assoluto e monocratico. Perché è vero che Facebook è una compagnia, e le compagnie di internet sono aziende che esercitano un vero e proprio potere su una parte significativa del discorso pubblico globale, quindi anche politico. E come si dice nella Silicon Valley, Facebook definisce chi siamo, Amazon definisce cosa vogliamo e Google definisce cosa pensiamo. Questo si dice nella Silicon Valley. Perciò in nessun caso queste aziende possono essere, e questo lo dimostra, possono essere lasciate libere di autoregolamentarsi con norme private e algoritmi segreti per la maggior parte dei casi, soprattutto di fronte a opinioni espresse da un potere democraticamente eletto come quello espresso dal Presidente degli Stati Uniti. Cioè il conflitto tra un potere, la punta più alta di un potere democraticamente eletto, con il massimo del, non dico dell'arbitrio, ma dell'uso privatistico del potere di interdizione. È importante capire bene il significato di quello che è accaduto, perché tocca alla radice il rapporto tra tecnologia e democrazia. Rapporto che in questo caso, lo ripeto, è arrivato fino a mettere il silenziatore a un capo di Stato democraticamente eletto, tanto da farci dire che per certi versi Google rafforza con questa presa di posizione lo Stato totalitario e indebolisce quello democratico. Anche se è vero che una democrazia, e l'abbiamo sentito dal Presidente, una democrazia che si chiami democrazia deve essere in grado di porsi il problema e di gestire l'autocrazia di Google e di regolarla in qualche modo. Questo è il punto di discussione vero nel rapporto fra tecnologia e democrazia. Comunque la si pensi su Trump, è irrilevante il pensiero, il giudizio che uno può avere, positivo o negativo, su Trump, perché il problema è tra un potere democratico e un potere autocratico. Invece la censura ha messo in evidenza, in questo caso con grande chiarezza, che l'ambiente digitale oggi è un ambiente privato in cui valgono solo le regole del proprietario della piattaforma di comunicazione. Nel caso specifico, quindi, il problema è chi decide. Decide lui. E quando l'intervento può scattare? Quando vuole. Attualmente la risposta è che valgono soltanto, appunto, le regole private del contratto. E allora qual è il confine tra l'applicazione di regole così
è il meccanismo di censura gestito da un algoritmo sostanzialmente segreto. Bisogna prendere atto, per rispondere a questa domanda, bisogna prendere atto che la tecnologia ha impresso modifiche profonde alla nostra vita sociale e politica e ai rapporti di forza tra tecnologia e democrazia, che devono essere aggiornati continuamente. Per questo è fondamentale che la democrazia si doti di strumenti necessari per non cedere e non perdere la sfida. E come diceva il Presidente Primo, una forte presa di coscienza di questo problema è proprio avvenuta in Europa con la presentazione del Digital Service Act, che effettivamente è una pietra miliare perché in Francia, per esempio, è capitato che si è arrivati a un accordo, parlo da giornalista, molto sofferto, però realizzato, tra Google e l'Alliance de la Presse. Accordo che, se fosse recepito già in ogni paese, spingerebbe verso nuovi criteri di valutazione sia della remunerazione delle notizie, quindi dei pezzi che Google usa e trasmette sulla sua piattaforma, che dei contenuti e della definizione dei criteri di scelta dei medesimi. Oggi, per esempio, è notizia di oggi lo scontro, no, tra Murdoch e Google in Australia, proprio su questo tema, che mette al centro proprio questa dinamica, perché oggi non c'è più nessuno che pensi che esista la neutralità della rete da difendere a scapito dei contenuti. Piuttosto è vero il contrario. Ricordiamoci soltanto 2 anni fa, 3 anni fa, lo scandalo delle anime belle di fronte all'ipotesi della web tax. La web tax era qualcosa di retrogrado, contro la modernità, contro lo sviluppo, contro la libertà di pensiero, contro la libertà di espressione. Oggi non c'è più nessuno che pensa che la rete è neutrale. Il professore l'ha spiegato in un modo molto molto efficace e molto migliore di me. Ecco, Google, come abbiamo detto, è un editore, come lo sono tutti gli internet provider, che sono editori quando indirizzano contenuti, li indirizzano in modo chiaro, che ci piaccia o non ci piaccia. È stato fatto l'esempio di Cambridge Analytica. Cambridge Analytica è molto interessante come caso da studiare, perché noi abbiamo fatto una trasmissione proprio su Cambridge Analytica, ed è curioso, Cambridge Analytica era gestita nella campagna elettorale di Trump, era gestita dal Texas, da sei ragazzi, in cui quattro italiani, noi abbiamo intervistato 2 di questi 4, e hanno profilato 215, esattamente intorno ai 200 milioni di americani, ma con criteri assolutamente innovativi e risultati clamorosi. Però lì si pone anche il problema, dice, vabbè, la pubblicità non è che fa un'altra cosa. Questo è un marketing più intelligente, più strutturato, più organizzato, più capace di raggiungere l'obiettivo, perché qualunque operazione di marketing tende a convincere il consumatore a comprare questo invece che quello. E lì loro hanno fatto sostanzialmente questa cosa. Se uno pensa che erano 6 ragazzi, ecco, viene da pensare che il rapporto fra tecnologia e democrazia nel momento innovativo, che razza di risultati pazzeschi può produrre. È molto molto interessante. Dicevo, Google, quindi, come gli altri provider, è un operatore importante, ma nei loro confronti, in termini legislativi, proprio per questo serve coraggio, ma serve molto molto più coraggio per inserirli in un sistema legislativo vincolante e trasparente da tutti i punti di vista, sia per la valorizzazione dei contenuti che per i criteri della scelta dei contenuti. Più in generale, nel momento in cui le piattaforme digitali svolgono
il professore l'ha spiegato bene, svolgono sempre di più un importante servizio pubblico di rilevanza democratica, un servizio pubblico di rilevanza democratica, e se richiedono una forte coscienza sociale e un controllo certo. Frutto anche di una necessaria educazione al digitale, questo è un punto fondamentale che rende liberi, come sempre il sapere e la conoscenza rendono liberi, e l'educazione al digitale è fondamentale per poter affrontare culturalmente in modo significativo questo tipo di problemi. È una conseguente decisione politica che impedisca di autoregolamentarsi con norme private e con algoritmi segreti. Cioè, tanto più l'educazione digitale è sviluppata ed è forte, tanto più l'essere umano, la persona è libera e quindi può scegliere giudicando invece che essere scelta per ragioni meramente commerciali. Servono quindi trasparenza, forme di tutela, vigilanza, insieme alla consapevolezza e alla conoscenza di com'è realmente il modello di business delle piattaforme che controllano contemporaneamente l'infrastruttura, i contenuti, gli utenti e il mercato pubblicitario. E quindi per rispondere a questa sfida bisogna studiare, 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 perché se no saremo prigionieri di questo mondo e gli sforzi fatti dall'Unione Europea in direzione interessante, perché è molto interessante questo primo risultato che si è raggiunto, però siamo ancora agli albori della risposta e dell'equilibrio fra le cose. Quindi se riusciremo a farlo, se riusciremo a farlo, il rapporto fra democrazia e tecnologia troverà un assetto, un equilibrio come, dicevo all'inizio, si è trovato nel settore della televisione, quando tutti pensavamo che era nata l'epoca della libertà, perché era nata l'epoca delle televisioni private, delle radio private, quindi ognuno faceva come adesso ognuno rispetto a internet si sente attore ed editore contemporaneamente del suo operato. Ecco, poi invece nello sviluppo del tempo le cose sono andate diversamente. Quello che si è innescato nell'Unione Europea è quello che la von der Leyen ha stimolato nei confronti degli editori tedeschi, è un primo passo che ci rende, diciamo, ottimisti, ma ci spinge a essere molto vigili e soprattutto a studiare, studiare, studiare. Grazie. Grazie, grazie Giovanni Minori, che ha fatto un quadro molto interessante dando degli spunti che adesso cercheremo di sviluppare. Io oggi, questa mattina, mentre riordinavo un po' le idee in vista di questo incontro, un amico mi faceva notare che sono esattamente 10 anni da quando c'è stata la rivolta delle primavere arabe. Ricorderete le proteste che hanno interessato moltissimo i paesi arabi e che in gran parte sono sviluppate proprio sui social network, su Twitter e così via. In questi 10 anni i social, le piattaforme digitali sono stati appunto spazi di libertà, spazi anche di protesta addirittura in alcuni regimi, citavo le primavere arabe, ma abbiamo esempi anche più recenti, ma sono state anche il loro esatto opposto. Lo ricordava il presidente dell'autorità di garanzia, che tante volte quella che è nata come l'agorà, cioè il massimo della democratizzazione del sapere, si è tradotta, lui diceva, in enclave ad accesso limitato, cioè nell'opposto, esattamente l'opposto della libertà. Adesso non voglio rubare altro tempo e iniziamo subito la nostra chiacchierata dal professor Gambino. A cui chiederei proprio, lancio questa suggestione, innanzitutto la natura dei social, perché ecco, i social network hanno questa particolarità che sono un luogo, un mezzo, nascono come mezzo di comunicazione, ma sono anche un luogo, no, di incontro, sono la community, una comunità particolare, perché ha regole che non sottostanno all'autorità statale. Quindi vorrei partire
diamoci del tu perché ce l'abbiamo nella vita normale da te, Alberto, per capire giuridicamente che cosa sono i social network. Dunque, gli studiosi che hanno affrontato il tema si sono divisi tra chi l'ha ricondotto nell'alveo della libera manifestazione del pensiero e chi invece ne ha cercato di definirne dei contorni in un'ottica associativa, chiaramente facendo una sorta di simulazione, cioè nel momento in cui si riuniscono delle persone e si confrontano tra di loro, che è lo spirito più alto del momento associativo, perché le associazioni non devono necessariamente avere delle regole giuridiche in senso stretto, ma è una libertà costituzionale quella di riunirsi come ci riuniamo noi adesso in questo momento, e potremmo essere definiti un momento di associazione. Perché qualcuno ha pensato a questa soluzione? Proprio perché c'è un modello nel quale poi si possono trarre delle conseguenze giuridiche, perché anche nelle associazioni la libertà non è illimitata, anche nelle associazioni non possono essere conculcati alcuni diritti. I partiti politici sono delle associazioni non riconosciute, i sindacati sono delle associazioni non riconosciute e hanno tuttavia delle regole, perché la nostra Carta Costituzionale, quando parla dei diritti della persona, parla come diritti inviolabili della persona sia come singoli, sia nelle cosiddette espressioni sociali, quindi nei contesti associativi. E questo è importante da ricordare, perché quelle libertà, proprio perché si veniva da un regime, il fascismo, che aveva portato a conculcare le massime espressioni anche dentro le corporazioni, all'epoca c'era la libertà sindacale, era stata conculcata, la Carta Costituzionale dice la libera manifestazione del pensiero, i diritti inviolabili non vanno tutelati solo come singoli ma anche dentro i contesti sociali. Quindi era un'espressione di mantenimento di quelle libertà anche quando ci si trova con altri. In questo senso i cosiddetti social è un momento aggregativo dove tuttavia, e qui il Garante sta facendo dei passi, io non lo dico per plagiaria verso il presidente, ma quando a TikTok gli ha detto guarda che qui c'è una norma che dice che oltre quell'età non possono frequentare, perché non la fai rispettare? TikTok ha risposto bene, perché intanto ha risposto male secondo me, perché ha detto adesso uso l'intelligenza artificiale, il che fa solo sorridere, perché invece l'età è certificata da un atto dello stato civile, o è quella o non c'è intelligenza artificiale che può andare a indagare qual è l'età. Io sono libero anche di camuffare la mia età, ci sarà soltanto un atto dello Stato che può certificarla. Quindi il tema di capire l'età in base al comportamento sociale, i gusti, è un espediente surrettizio per anche lì andare a dare dei poteri sovrani a delle piattaforme che invece non possono fregiarsi dei poteri che tipicamente ha l'ufficiale di stato civile, che invece certifica l'età anagrafica di tutti noi attraverso l'atto di nascita e gli atti successivi. Allora, da questo punto di vista, inquadrarli nel fenomeno associativo poteva aiutare. Dico subito che questa prospettiva è stata rifiutata dagli studiosi, perché in realtà poi ci si è resi conto che, essendo talmente aperta la piattaforma, sfugge al fenomeno associativo, perché il fenomeno associativo ha dei confini. Ai confini un gruppo, una classe, un'associazione ambientalista, una finalità, uno scopo. Invece i social c'è un'entrata uscita continua che impedisce che ci sia l'altro elemento tipico delle associazioni, che invece sono le finalità, lo scopo, e quindi tenersi insieme per una finalità, e quindi resta dentro nell'alveo della libera manifestazione, ma con un problema di fondo, che proprio perché è stato detto molto bene a Giovanni Minoli, lì a monte c'è un regolamento negoziale, e il regolamento negoziale Stanzione lo sa bene, perché lui è un fior di professore anche di diritto civile, non segue le norme sulla privacy, ma segue le norme sul contratto, e i ragazzi sotto i 18 anni non possono stipulare contratti. Invece si è creato un meccanismo dove, siccome invece in nome della protezione dei dati personali si può trafficare il proprio data anche a 14 anni, sin anche a 13, dice l'Unione Europea, cioè la normativa europea, a questo punto ne viene che io sono a questo punto libero di frequentare i social perché posso trafficare il mio dato. Cioè è stata ribaltata la prospettiva giuridica. Invece
prima di tutto devi vedere se tu hai quella cosiddetta capacità di agire, sottoscrivere le clausole negoziali dell'accesso a una piattaforma. Quando accediamo a una piattaforma ci si scarica un'app oppure si va direttamente dentro il sito internet e lì si sottoscrivono delle condizioni negoziali, magari non ce ne accorgiamo perché un click, e lì bisogna avere 18 anni, non 17, non 16. Poi per carità i civilisti sanno che quei 18 anni si superano nel momento in cui c'è in qualche modo una sorta di delega del genitore e in particolare quei contratti non sono nulli ma solo annullabili, e cioè ci deve essere l'interesse ad annullarli. Se un ragazzo va in un caffè, si prende un cappuccino, lo paga e ci avesse anche 14 anni, non è nullo il contratto, ma ci deve essere l'interesse ad annullarlo. Così sarebbe se uno va invece a comprarsi in gioielleria un diamante, è uguale comprarsi un caffè o un diamante dal punto di vista civilistico, ma in quel caso invece c'è l'interesse ad annullarlo. E io ho detto, lanciandolo anche come provocazione, ma i nostri figli non valgono più di un diamante, non valgono forse più di un diamante. E allora creiamo dei meccanismi per cui c'è un controllo fino all'età che i genitori decidono. Perché i genitori, anche qui per disposto costituzionale, sono loro che hanno la formazione e l'educazione dei figli come diritto e come dovere. Decidono a quel punto che possono liberarli dal loro controllo. Ma bisogna che la tecnologia li aiuti, perché invece la tecnologia oggi è esattamente l'opposto. I non nativi digitali, come noi siamo, gli comprano il cellulare un secondo dopo, il ragazzo naviga e noi non saremo mai in grado di entrarvi. Invece in quella fase storica dell'acquisto del device bisogna creare una doppia console dove io da remoto nel mio cellulare, ma lo deve fare, la condizione contrattuale ci deve essere scritta, e qui c'è il tema della giurisdizione, Lisa. E cioè quando giustamente il presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali richiama la giurisprudenza, è perché la giurisprudenza è l'unica arma che abbiamo. È l'unica arma, poiché il nome della legge, il nome del popolo italiano, significa che la sovranità dello Stato entra in queste zone senza sovranità. Certo. La sentenza del giudice inserisce un momento giuridico di diritto in un contesto che non ha diritto. Chiaramente i giudici non ce la fanno a raggiungere tutto, di qui le autorità servono per questo. Le authority hanno proprio la funzione di mediare la norma giuridica con la sua applicazione, dove sfugge ovviamente ai tribunali civili, ai tribunali penali. Questo è fondamentale. Considerate che il tema delle authorities interne ed europee è essenziale in questo dibattito. Qui c'è anche un pezzo di democrazia, perché bisogna vedere queste authorities, dove le collochiamo, chi le nomina, e perché qui c'è un tema che in qualche modo i giudici... Se non nomina proprio Google è già un passo avanti. Perché lì ci possono essere delle contaminazioni, certo. Ovviamente. Le contaminazioni sono legate agli interessi. Si chiamano i giudici, le lobby. I giudici hanno, no, un loro ordine autonomo, che non è intaccato né il potere esecutivo né da quello legislativo. Le authorities, Stanzione lo sa, non sono state costituzionalizzate. E guardate che questa è una battaglia di civiltà, bisognerebbe mettere una norma costituzionale dove disciplina dentro la Costituzione il ruolo delle autorità di garanzia. Allora a questo punto tutto questo tema da cui inizia la tua domanda, e anche ti ringrazio, è fortemente legata alla sovranità attraverso le autorità dentro un contesto come quello dei social, che la natura certamente è uno spazio di libertà ma con delle regole. Perché l'autorità acquista una legittimazione diversa. Una legittimazione completamente diversa, perché adesso questa autorità, grazie al cielo ci sono persone di cultura come Pasquale Stanzione, derivano le loro funzioni dall'Europa. Cioè è la normativa europea che le legittima in Italia. Ma da un punto di vista costituzionale, se voi andate a leggere, trovate le funzioni, ma non trovate la soggettività di questa autorità. Bisogna poi capire come delle autorità, come immagini, potrebbero inserirsi in un quadro europeo già molto debole, molto frammentato, sì. Perché poi bisognerebbe vedere se tutti i paesi europei accetterebbero. Abbiamo visto che l'applicazione in Francia della direttiva ha già portato, dal punto di vista nostro, cioè del giornalismo, ha già portato dei risultati molto significativi. Naturalmente siamo all'inizio di una nuova era. Siamo all'inizio di una nuova era da tutti i punti di vista. Però l'autore ti pone il problema della cessione di sovranità, che non è vista in tutti i paesi europei allo stesso modo. Quindi
sarebbe una sfida interessante. Ecco, volevo chiedere a Minoli questo, tornando al fatto che i social network hanno cambiato il nostro mestiere, hanno cambiato, come dicevi nel tuo intervento, ognuno diventa non solo fruitore, diciamo così, consumatore di notizie, ma produttore di notizie, certo, senza alcuna responsabilità, perché non c'è più l'editore, non c'è più il direttore, quindi nessuno ne risponde. Ecco, questo banalmente è un bene o un male, e come cambia il lavoro dei professionisti? Ma sai, questo è né bene né male. È bene nella misura in cui apre alla libertà di espressione, che abbiamo detto, abbiamo invocato come una motivazione forte un valore forte della rete, e in questo senso vi apre in positivo. Poi naturalmente è illusorio ed è ipocrita dire che non era così anche adesso. Cioè, non è che, quante sono le notizie che dà l'ANSA tutti i giorni? Qualche migliaia. Quante sono le notizie che vengono utilizzate sui giornali? Sono pochissime. Quante sono le notizie che vengono utilizzate solo su alcuni giornali e non su tutti i giornali? Ancora meno. Cioè, la scelta, il triage delle notizie, e uno potrebbe chiamarla la censura su tutte le altre che non vengono scelte, perché scegliere una cosa vuol dire non scegliere tutte le altre. Quindi già oggi nel sistema informativo, un sistema informativo, io potrei dire, è un sistema informativo fortemente selettivo e fortemente anche non chiaramente selettivo, non dichiaratamente selettivo. Faccio passare, è discrezionale, discrezionalità assoluta del giornalista, del caporedattore, del direttore, dell'editore. Cioè, sì, però io so l'editore più o meno, ma quando l'editore non esiste come editore puro, ma un editore che è quasi sempre un finanziere, un imprenditore che ha interessi di altro genere, e quindi io, lettore critico, posso immaginare che quello che leggo è in funzione di interessi che sono come quelli di Google, esagerando nell'esempio, no? Cioè l'interesse è quello dell'editore, ma se l'editore è un editore che non ha un suo statuto di editore definito come editore basta, ma è anche altro, più o meno il discorso è lo stesso, per cui ritorno a studiare, cioè la libertà di giudizio. Io dico, è importante fare il giornalismo degli interrogativi, cioè quello che ci costringe continuamente a riflettere sul perché e sul che cosa, perché solo quello ci impedisce di berci come verità qualunque cosa leggiamo. Allora, riportato al discorso di internet, che dilata questi orizzonti e li allarga all'infinito, se vogliamo, naturalmente ancora di più la necessità di avere dei criteri di scelta e di selezione diventa importante. Diciamo, agganciandomi a quello che diceva Minoli, faceva l'esempio dei giornali. Nei giornali però c'è un meccanismo di responsabilità, dicevo, l'editore e il direttore, e c'è anche un meccanismo sanzionatorio regolato dalla legge, cioè se uno scrive una cosa diffamatoria si può querelare. Ecco, nei social network, come avviene, cosa avviene? Cioè, se c'è una violazione della dignità della persona, una diffamazione, e chi può, diciamo, dove si dove padrone, avviene la... il padrone della piattaforma, l'abbiamo visto con Trump. Diciamo, allora, se c'è un reato penale, è evidente che anche la procura ha il potere di intervenire, sia con un esposto, sia con una denuncia, sia se un reato particolarmente grave d'ufficio, e ci mancherebbe altro. Stefano Rodotà,
quando iniziò l'era di internet, parlava di alfabetizzazione elettronica. Infatti, perché diceva questo? Perché diceva questo? Forse qualcuno lo ricorda. I primissimi tecnocrati che frequentavano la rete si stavano inventando il cosiddetto magistrato virtuale. E cioè l'idea di fondo era: tutto quello che c'è su internet non si decide nelle aule giudiziarie, ma creiamo, noi lo chiameremo una specie di arbitrato, dove questo arbitrato però è gestito dagli stessi tecnici che sono arrivati per primi dentro la rete, sostanzialmente chi ha scritto le regole del gioco. Quindi si entra in un sito, c'ha delle regole, la violazione delle regole convenzionali, non dello Stato, vengono a quel punto inserite in un contesto arbitrale se qualcuno litiga, e i giudici sono esattamente quelli nominati dalla stessa piattaforma. Grazie al cielo, Erodotà fece una battaglia importante, disse no, qui bisogna prima di tutto che parliamo tutti lo stesso linguaggio. Una volta che parleremo tutti lo stesso linguaggio, e ancora oggi non parliamo lo stesso linguaggio, allora si può immaginare che troviamo delle forme di magistratura, cioè di controversie che vengono decise in un contesto al limite anche virtuale. Ma fin tanto che non c'è questo, quale cosa prevalgono? Le regole della rete o quelle ordinarie? Prevalgono quelle della magistratura. Quindi la risposta a te: se c'è una diffamazione su internet, entra in gioco il Tribunale di Roma, entra in gioco la Procura, il luogo dove, tra l'altro, provare per credere, però. Dopodiché è giustissimo, abbiamo le armi spuntate. Io, la sanzione lo sa, è stata un'iniziativa pubblica. Io ho mandato insieme a un collega una lettera al presidente Conte, quando ancora era presidente, perché nel campo eticamente sensibile della cosiddetta surrogazione di maternità, che è vietata dalla legge non solo come tecnica, ma anche la pubblicità, se voi andate su uno dei motori di ricerca, qualsiasi, fate surrogazione di maternità, vi vengono i primi 5-6 advertising, pubblicità commerciale, che reclamizzano la pubblicità di pratiche di surrogazione di maternità, ovviamente fatta all'estero. Dopodiché la procura indaga, perché dentro c'è l'intermediazione probabile anche di sanitari invece italiani. Ma quello lo vedrà la procura. Ma da un punto di vista giuridico, quello è un illecito, è un reato. Perché siccome la norma non parla solo della tecnica vietata, ma anche della pubblicità, e quindi poi ho chiesto all'Agicom, ho chiesto al GCM, ho chiesto alla Procura, abbiamo scritto a Conte, qualcuno ha scritto al Presidente della Repubblica, non abbiamo scomodato il garante per la privacy, che forse aveva anche la sensibilità per inserirsi in questo gioco, perché oggettivamente non riguarda la sua competenza, perché in questo caso è comunicazione pubblicitaria che, come è noto, o c'è l'Agicom o c'è la GCM, sono loro le autorità, chiamiamole di mercato. Però per dirtela lunga, quello che dice Giovanni Meloni è giustissimo. Ci sono le armi spuntate, perché se a quel punto non interviene nessuno, hai ragione te, ma reati, al di là di quello che si pensi della surrogazione materiale, ma c'è una legge dello Stato che la sancisce come reato, è possibile che c'è questa impunità. Ma sono spuntate sulla stampa tradizionale, sì. Perché prova ad avere un problema e per davvero vedere il tuo nome a 9 colonne, certo. titolato come un delinquente, e aspetta quando arriva la giustizia a vedere un trafiletto, se va bene, dopo 3 anni a pagina 15, dove dice che, cioè, se usciamo dalla teoria e certo. Caliamo nella realtà fattuale della vita concreta, di strada da fare per la difesa reale dei diritti dell'individuo ce n'è tanta da fare in tutti i settori della comunicazione. Perché la potenza di una cosa, lo dico da uomo di televisione che ancora per 40 anni fa, o di radio, che faccio questo mestiere da 40 anni, io mi rendo conto che l'educazione alla responsabilità delle cose che si dicono è una cosa, soprattutto per chi poi fa servizio pubblico, in generale per tutti, diciamo, per chi fa servizio pubblico. La cosa che mi ha convinto quando ho cominciato è stata una frase che mi ha detto un direttore generale, che mi ha detto: vedi, siamo qua, siamo a Porto Ercole, c'è il sole, era 40 anni fa, c'è il sole, è una giornata meravigliosa. Se tu vai in televisione e dici che piove, la gente penserà che piova dappertutto. Quella è la responsabilità
dell'operatore di servizio pubblico. E non me la sono mai dimenticata, perché è esattamente quello il punto. Cioè, se tu non acquisisci quella sensibilità in più che ti deriva dal senso di responsabilità che ti dà la potenza del mezzo che usi rispetto alla individualità della reazione del singolo, è sempre troppo squilibrato. Peraltro nel caso della rete c'è un'altra aggravante, cioè la disconnessione tra il tempo della violazione e il tempo dell'eventuale censura, perché ci sono casi di cronaca, no? Ci sono stati tanti casi di cronaca in questo senso, dalla diffusione di video privati, cioè anche nel caso in cui arrivi l'eventuale intervento della procura è sempre troppo tardi rispetto a una violazione in atto. Ma restando a minori, si è molto parlato negli ultimi anni e anche negli ultimi mesi, insomma, di fake news, addirittura in Parlamento si è arrivata a fare, c'è chi ha proposto di fare una commissione, eccetera. Le fake news devono essere combattute come? Cioè, guarda, le fake news esistono da quando è nato l'uomo. Proprio ci sono sempre state. Nella Bibbia, se vai a cercare, trovi una tale quantità di fake news che poi lei stessa dice di essere tali, che il problema non esiste, il problema di regolamentare le fake news. È impossibile. È impossibile perché è contro la natura umana. Proprio ci saranno, ci sono, ci saranno, e ogni tecnologia scoprirà il modo di usarle tranquillamente. Quindi è la crescita della coscienza individuale che ti porta a combattere la fake news. Non ci sarà mai una regola che potrà impedire in modo assoluto la fake news. Allora, adesso invece volevo stimolarti sul titolo poi in realtà di questo incontro, cioè la censura. Il punto di contraddizione è stato detto poi negli interventi che sono stati fatti fino adesso è: un soggetto privato, qual è una piattaforma digitale, Facebook, Twitter, Google, può esercitare una censura e quindi in base a regole totalmente private, discrezionali e anzi legate a interessi commerciali, perché giustamente è una società privata, questa è la domanda. Peraltro mi pare di capire che c'è un approccio, lo accennava il garante, c'è un approccio diverso tra gli Stati Uniti, l'America e invece l'Europa. Però si stanno avvicinando gli americani all'Europa su questo punto, perché hanno capito. Grazie, sì, grazie anche. Dopo Trump, grazie anche a un certo interventismo europeo. Noi abbiamo tanti casi giurisprudenziali, esatto, che hanno trascinato in Europa. C'è proprio, sei curioso, sì, sì, proprio questo avvicinamento indotto dai fatti. Dunque, no, questo tema di se possono o no i social censurare, io ti dico con molta tristezza, sì, possono censurare. E cioè, chiaramente non la chiamano censura, però fin tanto che sono aziende private che danno le regole del gioco, e lì c'è poco da fare. Twitter, che è un'azienda, nel momento in cui decide che dentro casa sua, qui c'è l'errore concettuale, certo, però per lei è casa sua, certo, nel senso, tu entri in un contesto che stai come entrando in un ristorante, quindi parliamo di un posto aperto al pubblico, che a un certo punto se c'è uno che è vestito male, dà fastidio, ci prendono, lo cacciano. Dopodiché tu vai a sindacare che quello era giusto, loro diranno qui le regole di etichetta di questo tipo di ristorante che si entra con la cravatta. Ah, ma non è democratico. Casa mia, nel mio ristorante faccio quello che voglio. Poi certo, non può rifiutare di dare da mangiare alle persone quando si trovano in quel contesto. Allora loro si sono dati delle regole, e quindi, lo dico con tristezza, non è facile identificare qual è la violazione che hanno fatto in quel contesto. A meno che, e questa è la proposta, cominciamo a ragionare in termini editoriali. E allora sì,
che cominciamo a ragionare che queste piattaforme sono editori, sono quotidiani, sono giornali e quindi si applica la legge sulla stampa, punto. E allora certo che entra in gioco tutto quel groviglio di diritti e di doveri che ti comportano che non sei arbitro di tutto quello che succede in quel contesto. Io sono favorevole perché io, lo sapete, quando morì un presidente, perché era molto amico tra l'altro, della Repubblica, battei su Twitter la notizia un'ora e mezza prima dell'ANSA e fu il primo caso in Italia che venne fuori questa storia della competizione. Quindi Twitter aveva in quel momento fatto le veci della più importante informazione, agenzia di informazione in Italia, e quindi effettivamente hanno quella dinamica di essere degli organi di Stato. Si applica, ovviamente va riscritta, non è che si può applicare qui, però allora a quel punto la risposta mia sarebbe no, non sono più liberi di censurare Trump, perché a quel punto entriamo in un altro contesto, perché altrimenti... Se il privato può contrapporsi alla massima autorità mondiale eletta democraticamente, il potere ce l'hanno. Dopodiché se mi chiedi quale doveva essere la soluzione di Twitter, la soluzione era... l'oscuramento selettivo dei singoli tweet, cioè se uno dei tweet che tu ritieni che incitano alla violenza e quindi il privato deve stare attento a non andare contro le norme dello Stato, allora vai a oscurare i singoli tweet, ma non è che disconnetti tutto, tu prendi quei tweet ed è giusto, anzi è doveroso, proprio il Digital Services Act ti impone di fare questa sorta di autoregolazione, ma non è che prendi e cancelli tutto perché uno ha detto delle cose anche dure. Devi selezionare, cioè, considerate che questo, quando i temi sono economici, pensate al tema del diritto d'autore, l'Agicom si è presa le competenze e fa questa disconnessione selettiva andando a vedere sito per sito, sito per sito, sito per sito. Quindi quando c'è la volontà si può fare. Quindi la soluzione, secondo me, è una disciplina normativa. È chiaro che una disciplina normativa è internazionale, perché alla fine non è che si può applicare, però se in quel caso si tratta di un cittadino italiano e quel messaggio di tweet è palesemente, noi abbiamo il vantaggio di che l'italiano non è così parlato nel mondo, mentre l'inglese è difficile individuare la giurisdizione online, certo, perché la lingua è un elemento che accende sulla, certo, sulla giurisdizione. Nel caso della pubblicità, se tu parli in italiano ti rivolgi al mercato italiano, e quindi su Twitter, se quei messaggi fossero stati in italiano, beh, un giudice italiano poteva intervenire, quando è inglese o quando è cinese addirittura, perché poi ci troviamo in altri conti e diventa più complicato. Quindi noi in questo possiamo essere anche un bel modello da un punto di vista giurisdizionale, perché ci aiuta la lingua e quindi possiamo far sì che la nostra giurisdizione entri in gioco ogni qualvolta le comunicazioni sono rivolte al mercato italiano, quindi si parla in italiano. Dottoressa, io non vorrei interrompere questo elegante dibattito. No, ma ci fa un piacere se ci interrompi. Però volevo dire questo, io sono d'accordo su tante cose che sono state dette, vale a dire, noi dobbiamo guardare alla rete dal punto di vista attivo della responsabilizzazione di coloro i quali si inseriscono e diffondono notizie al riguardo, e dunque è essenziale quello che diceva il dottore Minolli di una sorta di educazione al digitale, innanzitutto, che è come utente passivo ma anche come utente attivo, e i casi che sono stati citati qui, TikTok e così via, sono emblematici al riguardo di un'educazione digitale che ci riguarda anche noi come genitori, oltre che i nostri figli al riguardo. Io non sarei d'accordo che noi non ci muoviamo in una prospettiva regolamentata, perché non è che siamo in una zona di anomia, noi abbiamo un regolamento europeo che, e come sapete bene, è operativo e vigente in tutti quanti i paesi dell'Europa, e che ha affrontato il tema dei dati personali, perché nella normativa interna italiana noi abbiamo previsto una serie di reati. Faccio l'esempio: la legge sul cyberbullismo, la legge sul revenge porn e così via. E lì la soluzione è di carattere sanzionatorio, punitivo. Viceversa, c'è un vasto campo limitato si fa per dire, ma che riguarda i dati personali e dunque i diritti fondamentali, in cui l'autority
garante per la protezione dei dati personali è competente a prestare quella difesa che non è prevista in funzione punitiva. Ricordiamoci di una cosa, perché pure il dottor Minoli faceva riferimento, dice, ma la notizia che viene data poi rimane impressa nella rete, e qui noi abbiamo un altro data breach, come viene chiamato, che è costituito dalla possibilità di ricorrere all'oblio e dunque alla deindicizzazione, se non addirittura talvolta nelle diverse ipotesi, alla cancellazione del dato che rimane impresso nella rete stessa e che non vuole, dopo un certo tempo, perché viva Dio, tutte quante le persone sono in evoluzione, c'è stato un cambiamento rispetto ad un eventuale errore che è stato commesso nel passato. Cosa voglio dire con questo? Che indubbiamente c'è un vasto campo di applicazione del ricorso e di qui l'auspicio che sia utilizzato consapevolmente questa possibilità di ricorrere all'autorità garante della privacy, perché, ripeto, la lesione, la violazione di diritti fondamentali in termini di dignità, di videosorveglianza, di hate speech e così via, si sono moltiplicati negli ultimi tempi, data anche la diffusione della tecnologia al riguardo. Pertanto lo strumento di una certa difesa può essere rappresentata appunto dal ricorso all'autorità garante, che devo dire, noi per TikTok abbiamo effettuato questo provvedimento quasi cautelare, tra virgolette, temporaneo, urgente, e così via, ma non sempre si ha questa possibilità. È stato ricordato che le piattaforme che sono extraeuropee, su di esse noi non abbiamo, diciamo la verità, una competenza per intervenire, perché può intervenire esclusivamente il paese, dunque l'autorità garante, dove esse sono radicate e collocate. Molto spesso è l'Irlanda al riguardo, per richiamare Google, per richiamare TikTok e altre ancora. Ma tuttavia, nonostante questo, la possibilità di una tutela, di una salvaguardia è assicurata, perché noi possiamo procedere in co-leader, per dir così, rispetto al paese competente, e certamente nell'ambito di un board che riunisce tutti quanti i garanti dell'Europa possiamo far sentire queste esigenze ripeto, si sono poi attivate particolarmente in queste circostanze di eventi letali, come è stato quello della bambina palermitana. Ci siamo orientati a come dire, comunicare, diffondere un auspicio di educazione al digitale, anche per sottrarre, e Alberto Gambino diceva bene, al fenomeno della contrattualizzazione, questo utilizzo dei dati personali che si sottraggono per definizione ai rapporti patrimoniali e concernono l'intimità della persona, concernono i dati personali, e dunque soprattutto per i minori siamo al di fuori del profilo contrattuale, e quindi ci soffermiamo soprattutto sul consenso che, come sappiamo, per essere informato deve essere libero e consapevole. Grazie Presidente. Io volevo chiedere una cosa a Minoli, poi lasciamo spazio alle domande se qualcuno le vuole fare. Un punto che non abbiamo toccato, ma secondo me interessante, riguarda la politica, i partiti che negli ultimi tempi hanno fatto gran uso dei social e in particolare degli algoritmi, del micro targeting, soprattutto per esempio nella campagna elettorale americana. Mi raccontavo che Cambridge Analytica, esatto, ma anche nell'ultima campagna elettorale ormai è diventato, diciamo, un uso. Una volta si appiccicavano i manifesti, adesso si fa il micro targeting, cioè è voluta la propaganda, quindi non cambia niente, diciamo. Secondo me che differenza c'è
fra gli spot pubblicitari e quello che faceva Cambridge Analytica. C'è una differenza di sofisticazione dell'uso degli strumenti. Aver capito che invece che esistere gli afroamericani, esiste Anna, Maria, Giovanni, Francesco, Paolo, e gli parlo direttamente a ognuno. So che preferiscono le scarpe col tacco alto oppure le giacche blu, e gli parlo direttamente, non come gruppo sociale o socioculturale o qualcosa del genere, ma come singolo. Il rapporto col singolo gratifica in un modo. Io ho visto arrivare a un amico che ha vissuto tanti anni in America e che adesso sta in Calabria, e gli ho visto arrivare una lettera di Trump, personale, White House, no? Con la carta intestata della Casa Bianca, in cui dice adesso dovremo votare, eccetera, e quindi bisogna riflettere molto, attenzione, io ho fatto questo, quest'altro, bene. 4 giorni dopo gli è arrivato un assegno di 2.500 euro, no? 4 giorni dopo gli è arrivato, cioè, hai ricevuto i soldi una capacità di quello lì poteva essere anche un Black Panther, però dice questo, però simpatico, insomma, ha pensato a me, cioè questa capacità di arrivare al singolo cambia naturalmente il tipo di propaganda, però sempre propaganda è solo più raffinata, molto più raffinata. Forse è un elemento che va un po' valorizzato, il tema della trasparenza. Cioè, che è una parola difficile, difficile, però noi siamo sempre stati abituati a distinguere fra la pubblicità e invece l'articolo giornalistico. Sempre meno. Vabbè, io non entro in un contesto. No, glielo dico perché è veramente uno dei problemi. Oggi internet e il giornalismo puro temo che non esista. No, ma soprattutto, guardi, ma anche televisione. Adesso che con Netflix, per esempio, e Sky, le serie sono diventate la letteratura di oggi, la nuova letteratura. La nuova letteratura contiene messaggi pubblicitari all'interno del racconto, cioè come protagonista del racconto, per cui la distinzione tra la scrittura e il messaggio pubblicitario praticamente non sono due. Cioè, infatti, se risolve dentro ci sono messaggi pubblicitari, poi chi è bravo a capirlo lo capisca, ma ci sono. Oh, però in questo le normative ci sarebbero. Perché invece proprio quel dentro c'è un messaggio, risponde a una normativa. Allora sì. Lì il tema della trasparenza, perché è importante, ed è corretto che la fotografia è esattamente quella che fa. Questa è la verità. La verità. Quello che però perché noi quando ascoltiamo una persona di fiducia, le nostre, chiamiamo le difese critiche, in qualche modo si abbassano, nel senso ci fidiamo, quando vediamo la pubblicità non ci fidiamo. Questo è il... Ormai, ripeto, sto dicendo cose vecchie di 30 anni fa. Però scusa, questo meccanismo... Le voglio fare un esempio concreto, semplicissimo, diretto, che mi riguarda. Io ho fatto 20 anni fa gli spot pubblicitari per la campagna elettorale alle europee di Craxi. Ok? Proprio con la mia faccia, dicendo, vedi, era uno spot del Partito Socialista. Gli spot pubblicitari indiretti fatti tutti i giorni da Vespa su Porta a Porta per la Democrazia Cristiana, come li mettiamo sul peso? Quali sono veri? No, quali sono? No, per dire, senza criticare, ma voglio dire, la pubblicità diretta e indiretta, ecco, come la distingui? Come la giudichi? Come la va? No, però diciamo, una persona di cultura media capisce che magari una trasmissione televisiva è artefatta. Una persona di livello culturale non così eccelso non lo capisce. Quando i nostri figli, i miei figli, ancora ce l'è piccolo, ma appena crescerà, dicono
la verità è legata alla popolarità. Certo. Per loro i mi piace vuol dire che è vero, tu hai 1000 mi piace, quello che dice quello che a me ne piace è vero, non si pongono il problema se davvero è vero o non è certo. vero, mentre io magari ce n'ho 3, non lo ascoltiamo. Certo. Allora questa dinamica è una dinamica dove il tema della distinzione tra ciò che è vero e ciò che è falso, e quindi la cosiddetta trasparenza, perché la trasparenza dovrebbe essere, questa è pubblicità, sostanzialmente ho dietro un committente. Perché il tema di fondo è che c'è un committente, non è detto che paga soldi, può pagare in tante forme diverse. Quando invece il giornalismo è libero, perché non c'è un committente, sì, c'è lo stipendio, ma non è quello che ti fa fare quella notizia per... Allora, dall'altra parte c'è maggiore fiducia, ci dovrebbe essere. Nei social e in generale in rete, questo è difficilissimo da riuscire a distinguere. Ma è difficile sempre. Le news, io davvero, quando ormai ci sono quei banner, dove piccolo piccolo c'è scritto se è un advertising o non c'è, io... Ormai tutti i giornali. Ma è così sempre. Le dico una cosa, io nel 1990, esatto, la prima puntata del Mix del 1990, io mi sono posto questo problema facendo una puntata speciale sulla monarchia repubblica. Monarchia o repubblica? Chi ha vinto? Cosa ho fatto? Ho mescolato il vero e il falso per raccontare il verosimile. Cioè, ho preso dei testimoni veri di allora, che erano Zatterini, cioè persone che hanno partecipato a quella, e mi sono inventato, come escamotage narrativo, l'incontro, la confessione di un giudice, il giudice Sansovino, che era uno dei 5 giudici che aveva truccato le elezioni. Il patto fra i 5 giudici era che quando morivano 4 e restava uno solo, si avrebbe detto la verità. Allora, partendo da questa sceneggiata cinematografica, in cui questo attore recitava la parte di Sansovino e diceva sì, abbiamo truccato 1 milione di schede per far vincere la democrazia. A questo gli metti subito vicino il giudizio del segretario di Togliatti, che allora era capo, era ministro degli interni, no, ministro di Grazia e Giustizia, il quale segretario dice, primissimo piano, dice: Togliatti mi ha detto, la democrazia ha vinto, ma è stato un parto che ha avuto bisogno del forcepe. Allora, se metti sullo stesso, uno è Monti, finto che ti dice abbiamo truccato 1 milione di voti, è vero che ti dice Togliatti mi ha detto che ci vuole il forcepe. Certo. Cioè, forse dicevano la stessa cosa. Sì. Cioè, il vero sì, il vero e il falso fanno il vero sì. Certo. Fanno un verosimile che è talmente verosimile che comincia. E se tu monti 10 situazioni così a contrasto tra una cosa vera e una cosa falsa, ma che insieme fanno, tu ti rendi conto che la mistificazione possibile è infinita, cioè che non c'è la trasparenza, perché siamo partiti dalla trasparenza. La trasparenza, lei fa la radio, io faccio la radio. Alla radio gli faccio dire quello che voglio a chiunque. No, ma a chiunque gli faccio dire. Quando dice intercettazioni telefoniche allo champagne, mi scappa da ridere. Perché, voglio dire, veramente gli fai dire quello che vuoi. Soprattutto alla radio, soprattutto con le intercettazioni. Secondo me le intercettazioni sono tutte false, perché è talmente facile la manipolazione, ed è talmente difficile scoprire la manipolazione dell'audio, del video c'è già un po' più, cioè, un po' più difficile, che uno dice buh. Sì, è un temone, è un temone gigantesco che riguarda la vita di tutti noi, ed è curioso, Lisa, è curioso che questo tema affascina noi, ma i ragazzi lo affascina molto meno. Ma perché, cioè, non sono ancora nella vita. Io ho l'impressione che gli scorre addosso.
Sì, e poi discorre a tosto. Chi è nato con i social? Forse perché oramai sono abituati. Esatto. Cioè, oramai sono tutto falso, quindi va benissimo. Cioè, e poi anche perché quello che accennava all'inizio, cioè, è una battaglia che facciamo noi, ma non sono convinto che i ventenni. Va bene, vediamo cosa viene fuori. Secondo me c'è anche un problema culturale, un po' accennava il Garante quando parlava del pensiero unico, cioè del fatto che tutto quello che abbiamo raccontato oggi, citato oggi, cosa porta come ultima conseguenza, un conformismo generale. E la mia impressione, però questa è la mia impressione, è che spesso, diciamo, nei giovani, tra virgolette, quello che noi chiamiamo conformismo è un dato positivo, cioè si vuole essere simili, e che è poi legato anche al tema della popolarità. Dei però generazionalmente quello è sempre capitato. Sì, sì, sì. Beh, però ci sono state epoche in cui la l'originalità. No, adesso lo strumento che crea il conformismo è più potente, è più potente. E quindi è più diffuso, capito? No? Perché è più potente. Prima c'era il bar, dice al bar si vestono così. Allora anch'io mi vesto così perché vado in quel bar e devo essere uno di loro. Ma invece se è la rete, naturalmente incide infinitamente di più su un numero di persone molto maggiore. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Io, a proposito di conformismo, mi sembra interessante affrontare anche l'altra faccia della medaglia rispetto a quello di cui abbiamo parlato oggi. Infatti parliamo della censura dell'utenza da parte del social, però un tema altrettanto importante è anche la censura del social da parte dello Stato. È un fenomeno che va avanti dalla primavera araba del 2010, certo. Nel 2020 sono stati oscurati 93 siti da parte di 21 stati, parlo di India, parlo di Cina, parliamo anche di Russia, perché la Russia. Tendenzialmente oscuri i social, in periodo antecedente della campagna elettorale, ma anche pensare su come i social influenzino anche il pensiero, quindi i processi democratici. Mi pare che però la circostanza che i social dipendano dalla rete e che quindi vi sia una possibilità di intervenire dall'esterno sulla rete, faccia uscire un po' ridimensionato questo strapotere del social. Nel senso che gli stati in fondo possono dall'esterno controllare il suo stesso. E a questo punto mi chiedo, una democrazia che sia realmente forte, realmente rappresentativa, ma realmente comunque autorevole, come intervenire in questo sistema? Come si colloca? Cosa può fare sul piano puramente etico, sul piano giuridico, sul piano sociologico, ma a questo punto anche antropologico? Ma mi sembra una domanda chiave, perché è la risposta violenta, ma precisa, al discorso del come fare a gestire la rete. Cioè il fatto che lo Stato, stiamo parlando, no, di regolamentazione, di come fare a regolamentare, lo Stato possa oscurare i siti, quindi oscurare la rete, in qualche modo bilancia un pochino il potere della rete. Poi è uno Stato democratico, è uno Stato autoritario, andiamo a vedere la legittimità di quello Stato, è ancora un altro discorso. Però oggettivamente come possibilità certamente è una cosa che, dico una bestemmia, la speranza, perché se in qualche modo lo Stato può, come capita, può intervenire e censurare la rete, da una parte naturalmente ci sono tutte le ragioni ovvie del perché è una cosa che non va bene, ma dall'altra parte ti dice anche che c'è un modo in cui lo Stato si può difendere, cioè può, interpretando, se è uno Stato democratico, interpretando la volontà della maggioranza del popolo e delle persone, far valere una posizione opposta. Naturalmente, per ora l'uso invece è sempre nell'altro senso, è nel senso di bloccare la manifestazione invece della libertà intesa come veramente libertà e autonomia. Pensiamo a Hong Kong, pensiamo, no, non solo, ma pensiamo alla Russia, pensiamo a tanti posti dove la libertà della rete è stata bloccata per ragioni politiche, certo non democratiche. Però diciamo, dal punto di vista teorico puro del giurista,
Insomma, lo strumentino c'è. Sì, sì. C'è nel senso che la politica può utilizzare la tecnologia. Esatto. Questo è il senso. Dopodiché sì, la può utilizzare bene o male. Nel caso quello vale per qualunque libertà, la utilizza male. Nel caso in cui invece, torniamo al discorso di prima, andasse a perseguire dove invece è giusto bloccare degli account, è bene che lo faccia, e lo fa filtrato appunto delle authorities, perché le authorities hanno proprio questa in qualche modo ambivalenza, no? Un po' hanno un sostrato pubblicistico politico e divisione, l'altro è proprio giurisdizione, e quindi hanno proprio le capacità, le sensibilità per fare in modo che non finisca nelle mani del magistrato che taglia con l'accetta, né nelle mani della politica che poi diventa discrezionale se non arbitraria. Né nelle mani del privato che fa come vuole. O nelle mani del privato, proprio per non mandare nelle mani del privato entrano le authorities. Quindi questo è un tema interessantissimo. Molto. Grazie di questa domanda, perché noi l'abbiamo sempre visto. Pasquale, tu hai da dire, immagino, qualcosa? Non ti sentiamo. Siccome avevo un altro impegno, volevo salutarvi e devo andare per un altro impegno. Buon lavoro, Torminoli, dottoressa. Ciao Alberto, grazie. Ci hai onorato della tua presenza. C'era una domanda ancora? C'è una domanda della professoressa Astone. Ah, Maria Astone, come no? Maria Astone è la presidente del Corecom Sicilia, quindi è esattamente l'autorità per le comunicazioni della regione Sicilia. Ciao Maria, ben trovata, è una collega. Grazie, no, volevo semplicemente salutare anche il professore Stanziano che è andato via, però volevo dire questo, che effettivamente con riferimento al caso di TikTok volevo portare l'esperienza del Corecom Sicilia, perché in effetti la questione, diciamo, ha sollevato un nostro interesse, evidentemente, malgrado fosse stato già un il garante privacy, appunto il professore Stanzione, con riferimento al tema dei dati personali, come Corecom Sicilia ho chiesto all'autorità garante per le comunicazioni di eventualmente intervenire anche con, diciamo, con i suoi poteri, anche perché era possibile ottenere, a mio avviso, come tu dicevi prima, l'oscuramento selettivo, diciamo, del sito, comunque di quel programma che incitava la minore a, diciamo, svolgere quel gioco. Devo dire che da questo punto di vista ho registrato diciamo, una sorta di atteggiamento, possiamo dire, un po' remissivo da parte dell'autorità garante per le comunicazioni, nel senso che come non ha assunto nessuna posizione e né, diciamo, ha ritenuto di adottare un qualche provvedimento, cioè su un presupposto fondamentale, sul presupposto, io credo, non dichiarato, che la direttiva SMAV ancora è in corso di attuazione, come sappiamo tutti, la legge di delegazione europea è rimasta ferma alla Camera, diciamo, per all'Assemblea della Camera per l'ultimo passaggio, e quindi quella direttiva che doveva essere attuata e che estende la tutela, diciamo, contro nei confronti della tutela delle televisioni alle piattaforme, non ha ancora trovato attuazione. Quindi, in mancanza di questa normativa, l'autorità garante in effetti ha adottato una posizione. Raramente disattivato l'audio. Professoressa, temo che abbia erroneamente disattivato l'audio nel discutere. Non ti sentiamo, Maria. Non la sentiamo. La faccia allegra. No? Ah, è tutto. Devo ripetere tutto. Tutto. Ora sentiamo di nuovo. No, volevo dire che in effetti l'autorità garante per le comunicazioni ha assunto una posizione, possiamo dire, negativa, potrei dire, nel senso, cioè, che non ha ritenuto di adottare provvedimenti come quelli già previsti nel regolamento sul diritto di autore online, di oscuramento selettivo, o come quello previsto per esempio nel regolamento contro gli spicci, che pur essendo stato adottato da Agicom, in realtà è stato attuato in pochissime ipotesi. Quindi credo che il problema sia anche un problema culturale, oltre che giuridico. Dico, nel senso che bisogna mettersi in gioco e bisogna fare in modo di intervenire rispetto a queste piattaforme anche con quei poteri che in atto abbiamo, ma che sicuramente potranno essere ampliati a seguito dell'attuazione della direttiva SMAV, che speriamo avvenga presto.
Ecco, solo questo volevo dire. Grazie. Grazie. Grazie per il suo intervento. Questo è un tema importante perché queste authorities, proprio in assenza di un quadro costituzionale, aspettano che ci siano delle leggi ordinarie che gli danno i poteri specifici nei vari settori. In un caso i poteri se li sono presi anche se non ce l'avevano, il diritto d'autore. È arrivato fino alla Corte Costituzionale e alla fine sono riusciti alla Corte Costituzionale ad avere ragione. Negli altri casi, scottati evidentemente da quella vicenda che è durata 10 anni, adesso sono molto più prudenti e quindi o c'è una legge espressa del Parlamento che gli dà la competenza specifica in quel settore oppure dicono noi ci fermiamo. Li comprendo perché c'è stato quel precedente, però non ci sono altre autorità, cioè o lo fa l'autorità per le garanzie e comunicazioni, che poi era il vecchio garante per l'editoria, tra l'altro. È interessante capire che era il garante per l'editoria e tra l'altro è un'autorità che ha i presidi territoriali, perché Maria Stone personifica l'autorità sul territorio siciliano che fa nel suo territorio la tutela degli utenti, cioè se a me una compagnia telefonica mi ruba i soldi, si va al Caorego e gli si chiede di dirimere quella controversia, quindi non è una cosa indifferente. Grazie del suo intervento. A voi. Dunque, il tempo sarebbe finito, non so se qualcun altro vuole fare una domanda, altrimenti direi che possiamo concludere questa chiacchierata che è stata molto interessante. Che devo aggiungere punti. Sì, abbiamo ancora il tempo di bere un caffè. Cerco coprifuoco. Esattamente. Va bene, grazie a Minori, grazie a Campino e grazie a voi che avete ascoltato anche tramite internet.